5 voti. Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è morto nella notte in un centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. A darne la notizia su Twitter è stato il suo portavoce Roberto Cuillo. 65 anni, Sassoli era in ospedale dal 26 dicembre per una grave disfunzione al sistema immunitario. Al suo secondo ricovero in pochi mesi, da settembre aveva cancellato praticamente ogni impegno istituzionale e detto di soffrire di una grave polmonite dovuta al batterio della legionella. Volto storico del TG1, Sassoli aveva lasciato la RAI nel 2009 per entrare in politica nei ranghi del Partito Democratico. Alla presidenza del Parlamento europeo era stato eletto nel luglio del 2019, dopo 3 mandati, nelle file dei popolari europei. Filo rosso del suo impegno, ha detto il suo portavoce, l'ossessione di avvicinare le istituzioni ai cittadini e conferire dignità al Parlamento europeo. La plenaria di Strasburgo si riunirà la prossima settimana per eleggerne il successore.